Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, una nuova top 7, nonché ultimo video del nostro viaggio di istruzione. Vado? Oggi parleremo delle 7 cose più belle del Travel Game. In settima posizione troviamo Viaggiare in nave, l'occasione di scoprire un nuovo metodo di viaggiare molto divertente per le sue fantastiche e divertenti attrazioni, intrattenimento, giochi e quant'altro. Grazie alla Grimaldi. Al sesto posto troviamo l'organizzazione del viaggio. Solitamente qualsiasi viaggio di istruzione è organizzato un po' così, ma il Travel Game non ci è piaciuto. È bellissimo! Al quinto posto troviamo gli intrattenimenti, primo fra tutti il talent show, che ha permesso a tutti di mettere in mostra le proprie doti e le proprie attitudini, sia canore che fisiche. Quelle fisiche non erano granché, nemmeno quelle canore. Al quarto posto troviamo la simpatia degli animatori, che sono veramente persone fantastiche, che dire, veramente simpatici, Tato e Tati altri. Al terzo posto troviamo le serate organizzate dal Travel Game sia a bordo della nave Grimaldi sia a Barcellona. E qui ci siamo ritrovati tutti in discoteca per ballare insieme, per socializzare, per divertirci. Alla seconda posizione troviamo il gioco. C'erano dei pulsantini da schiacciare, sono divertentissimi. Io mi sentivo tipo un bimbo e schiacciavi qua, no? Però noi avevamo un telecomando e poi c'erano domande di cultura generale. Che cos'era il gioco in sé per sé? Il gioco era un quiz di cultura generale con domande riguardanti la Spagna, Barcellona, le abitudini spagnole, ma anche l'Italia e le sue dialetti. Poi c'era un sacco di gente, ma e in prima posizione troviamo la possibilità di conoscere gente nuova, gente fresca, gente che non conoscevi prima, e quindi di fare le gare con le altre persone. Zitto! Quindi con questo si conclude il nostro video. Queste erano le 7 cose più belle del Travel Game. E noi vi consigliamo di partecipare a questa splendida esperienza che è il Travel Game e di lasciare like, condividere e, se volete, guardare i nostri video precedenti riguardo al viaggio. Taglia voi like!